Ciao ragazzi Wild! Oggi, come vedete, siamo sul Piccolo Principe perché voglio parlarvi del mio riscaldatore a candele che ho autocostruito e pertanto oggi vi faccio vedere come costruire un riscaldatore a candele da poter utilizzare in camper. Ci sono alcune precisazioni da fare, ovvero che un riscaldatore del genere, essendo comunque a fiamma libera, va sempre tenuto sotto controllo, nel senso che lo utilizzeremo solamente quando siamo nel camper. Sicuramente non succederà nulla anche se lo lasciamo andare mentre siamo fuori dal camper, però per sicurezza è sempre meglio essere presenti quando è in funzione, appunto essendo a fiamma libera. Un'altra precisazione molto importante da fare è che, essendo comunque in un camper, anche se questo tipo di riscaldatore si può utilizzare benissimo anche in casa, comunque essendo in ambienti chiusi è sempre meglio acquistare candele di qualità. In questo caso io sto usando delle candele a tossiche, candele alimentari, quindi non ho nessun problema di fumi e di tossicità, quindi è molto importante questa cosa, perché mi è capitato di utilizzare candele scadenti tipo quelle dell'IKEA da pochi soldi, però può succedere che scappi qualche un po' di fumo così, e non è il massimo sinceramente, specialmente in un ambiente piccolo come il camper. Un'ultima precisazione molto importante da fare è che con questa tipologia di riscaldatore ovviamente non andiamo a sostituire la nostra truma oppure il webasto, il cinebasto che sia, ma sarà solo un riscaldatore supplementare, nel senso che io per esempio questo qua me lo godo tantissimo nella mezza stagione, quando ad esempio sul camper ci sono 8-10 gradi, invece che dare una bottarella con la stufa, accendo questo, e con uno sul Piccolo Principe, essendo che un camper molto piccolo, basta e avanza, con uno aumento la temperatura anche di 6-7 gradi, ma ripeto, parliamo che sul camper già di partenza abbiamo 8-10 gradi. Se andiamo come temperature come quelle che ci sono adesso mentre sto registrando il video, ovvero che fuori siamo a 0 gradi, massimo 1 grado, sicuramente aumenteremo sempre quei 5-6 gradi, però vi rendete conto che non possiamo arrivare a una temperatura di comfort. Fatte queste dovute precisazioni, adesso andrò a smontare tutto il riscaldatore, così posso far vedere ciò che occorre per crearlo e soprattutto lo andremo ad assemblare assieme, in modo che possiate vedere come si assembra il tutto. Ora che il riscaldatore è smontato, vi faccio vedere cosa serve. Innanzitutto prendiamo il vaso più grande, che è un vaso in terracotta ovviamente da 17 cm. Qui avremo bisogno di un secondo vaso più piccolo da 13 cm di diametro e di un terzo vaso ancora più piccolo da 9 cm di vaso. Ora, alcune persone lo fanno anche solo con due vasi, io preferisco farlo con tre vasi perché semplicemente abbiamo più camere d'aria da riscaldare e di conseguenza la nostra stufetta rende di più. E poi abbiamo bisogno di due sottovasi da 17 cm, una barra filettata, in questo caso io l'ho presa da M12, potrebbe essere anche un M10, io penso che comunque questa sia la misura più adatta a questa dimensione di riscaldatore, quindi una barra filettata di M12 lunga, ve lo dico subito, in questo caso è lunga 30 cm. Poi abbiamo bisogno di 10 rondelle per M12 di quelle larghe e 10 dadi di M12. Per montare il tutto ovviamente avremo bisogno di o chiavi fatta questa maniera, una pinza a pappagallo e una chiave universale, oppure in questo caso con l'M12 serve una chiave di 19. Altra cosa che serve è un trapano e una punta di 12 mm di diametro e un'altra punta più piccola che potrebbe essere di 8 o 9 mm. Semplicemente perché in questa prima fase noi dobbiamo andare a creare dei fori almeno di 12 mm sulla parte sottostante del vaso, come vedete.
i vasi che si comprano, i vasi in terracotta, hanno tutti già presente comunque un foro qui, ma solitamente almeno nei vasi più piccoli, diciamo che è più piccolo di 12 mm, quindi occorre andarlo ad allargare. Quindi faremo un foro nel vaso più piccolo di 12 mm, un foro nel vaso intermedio sempre di 12 mm, e in questo caso, come vedete, il foro è ben più grande perché era già presente forato di dimensioni maggiori quando l'ho acquistato. Quindi nel caso in cui non ci dovesse essere il foro, comunque andremo a praticare un foro di 12 mm anche sul vaso più grande. Fatti i fori da 12 mm nei vasi, andremo a praticarli anche nei sottovasi, quindi che anche questi solitamente sono già forati, però se non dovessero essere forati, comunque di dimensioni minori, andremo a fare altri due fori di 12 mm anche nei sottovasi. E finché abbiamo in mano il trapano, cambiamo la punta, mettiamo una punta da 8 da 9 mm e andiamo a praticare questi altri due fori qui, che possono essere due o ancora meglio quattro. Io questo qua era il primo riscaldatore che ho fatto, ne ho fatti solamente due, ma ancora meglio se sono quattro o sei. Bene, finito di utilizzare il trapano e di fare fori, andiamo a prendere subito il vaso più grande e partiamo da qui ad assemblare il nostro riscaldatore. Prendiamo il vaso, prendiamo la barra filettata e nella barra filettata andremo a mettere il primo dado. Andremo a creare una profondità tale in modo da far ovviamente sopra il dado andiamo a mettere anche la rondella, in modo tale che quando noi andiamo a infilare la barra filettata e la andiamo a incastrare nel foro, ci deve rimanere lo spazio necessario, come vedete, per inserire un altro dado e rondella, perché infatti qui andremo a inserire un'altra rondella e andremo a stringere tutto con il dado. Per fare una cosa ancora molto più carina, invece che inserire un dado normale, una cosa più bella esteticamente sarebbe stata quella di mettere un dado autostringente e con la testa a cupola, così copre la barra filettata e diventa più carina, diciamo così. Ma ripeto, questo era un prototipo e quindi è stato fatto a questa maniera. Quindi quando abbiamo lasciato tanto spazio così, diciamo, di filettatura, oppure possiamo andare anche al limite verso il bordo, quindi per lasciare ancora meno filettatura visibile, andremo a stringere il tutto. Allora, io stringo a mano solitamente qua, non ho bisogno di forzare troppo, al limite posso darci appena appena una stretta qui in cima, ma mi raccomando, stiamo lavorando su della terracotta, quindi non stringiamo forte perché altrimenti rischiamo di far crepare tutto il vaso. Quindi appena appena una strettina, boh, così, e questo non si muove più. Benissimo, una volta fissato il vaso più grande, come vedete all'interno c'è il dado ed anche la rondella, andremo ad inserire un altro dado quasi fino a toccare il dado in fondo. Vi dico quasi perché dovremo trovare la giusta misura in modo tale che il vaso di mezzo vada, il bordo del vaso in mezzo vada a coincidere con il bordo del vaso più grande. Una volta inserito il secondo dado in fondo, andremo a inserire anche un'altra rondella e dopodiché andremo a mettere il vaso intermedio. Come potete notare, il vaso va messo a una profondità tale che i due bordi risultano esattamente sullo stesso piano. Importante, è molto importante questa cosa, che i bordi dei vasi risultino sullo stesso piano. Questo vale sia per il vaso intermedio sia per il vaso piccolo, quindi tutto deve essere pari. Una volta trovata l'altezza giusta, andremo a inserire un'altra rondella e andremo a stringere con un altro dado. Bene, una volta fissato il vaso intermedio, andremo a mettere quello piccolo, quindi solito dado con cui andremo a trovare l'altezza per fare in modo che tutti e tre i bordi coincidano. Poi andremo a mettere la rondella
il vaso piccolino, la misura in questo caso l'ho beccata perfettamente, e poi di nuovo rondella e andremo a stringere a mano con l'altro dado. Bene, ora anche l'ultimo vaso è stato inserito e come vedete abbiamo creato tre cerchi concentrici che creeranno tre camere, anzi due camere d'aria. E ora che abbiamo finito la parte sopra del nostro riscaldatore, andiamo a montare la base e il supporto per le candele. Bene, fatto questo, andiamo a prendere un dado e lo andiamo a inserire nella barra filettata. A un'altezza circa così, che poi sarà regolabile in seguito. Andiamo a prendere una rondella e poi dopodiché andremo a mettere il nostro sottovaso, però non rovesciato ma bensì in questa maniera, quindi andremo a inserirlo così in modo tale che il bordo rimanga dalla parte superiore in questa maniera, perché questo sarà poi il sottovaso che ci servirà per regolare l'altezza in base alle candele che andremo ad utilizzare. Dopodiché lo andiamo non proprio a fissare, ma comunque mettiamo una rondella, lo lasciamo un po' libero, e il dado, perché come dicevo appunto prima, questo non va fissato con delle chiavi, va tenuto abbastanza morbido in modo tale che noi possiamo regolarcelo di volta in volta. Una volta inserito il supporto delle candele, andiamo a fare quella che è la vera e propria base. Andiamo a prendere l'altro sottovaso, però questa volta lo dovremo mettere a testa in giù in modo tale da creare proprio il piede di tutto il riscaldatore. Quindi andremo a mettere un altro dado una rondella il piede, diciamo così, altro sottovaso, rondella e ultimo bullone, ultimo dado. Allora, teniamo presente che il piede non dobbiamo tenere l'asta di M12 non troppo fuori dal piede, perché altrimenti andremo a toccare sulla base d'appoggio dove poi metteremo il nostro riscaldatore, quindi dobbiamo accertarci che l'ultimo pezzo rimanga dentro al vuoto creato dal piede. Dopodiché andiamo a stringere il tutto. Diciamo che in linea di massima, lasciando giusto appena la barra filettata che esca dal dado, siamo abbondantemente sotto alla base d'appoggio del riscaldatore. Come vedete è bello pari. Dopodiché andiamo a stringere appunto questo piede. Mi raccomando, sempre non stringere troppo, stringere delicatamente, perché abbiamo a che fare comunque della terracotta, quindi è facile andarla a rompere. Ecco, finito di assemblare anche il piede, abbiamo terminato il nostro riscaldatore a candele. Come vi dicevo prima, questa base d'appoggio per le candele non deve essere stretta, ma deve essere lasciata libera, in modo che noi possiamo andarci a regolare in base alla tipologia di candele che andiamo a mettere, perché se io metto delle candele, delle tea candle tipo queste, ovviamente lo spazio, la base per le candele dovrà rimanere più attaccata possibile ai tre vasi soprastanti, quindi andremo a creare un appoggio del genere dove noi andremo poi a stringere a mano in modo tale che abbiamo sempre la fiamma delle candele quasi a contatto con il bordo dei vasi, mentre se utilizzo delle candele come queste alimentari a tossiche, che sono molto più grandi e molto più alti, giustamente dovremo andare ad abbassare la nostra base per le candele. Molto spesso questa base non viene fatta, vengono appoggiate direttamente sul piede, però
lo trovo molto scomodo, appunto perché non si sa mai che tipo di candele andremo ad utilizzare. In questo caso invece possiamo utilizzare bene o male qualsiasi candela, a meno che non siano troppo lunghe, e noi siamo sicuri che ci stiano. E come vedete, in questo caso riusciamo benissimo ad inserire anche delle candele molto più grandi. In questo tipo di riscaldatore ci stanno circa 5-6 T-candle, tipo queste, e invece 4-5 di queste. Per l'esattezza ce ne stanno 4. 4 ci stanno bene di queste candele. Una volta terminato il nostro bellissimo riscaldatore, non ci resta che far altro che mettere le candele, accenderle. Mi raccomando ragazzi, vi consiglio vivamente di usare candele, come dicevo prima, atossiche, quindi alimentari e magari anche profumate, così nel camper ci rimane sempre un gradevolissimo odore di frutti di bosco o comunque quella che è l'essenza delle candele che andrete a comprare. E come vedete il nostro riscaldatore in funzione, mi raccomando, tenete sempre la fiamma non troppo bassa rispetto ai vasi, anche in questo caso per esempio siamo troppo bassi, dobbiamo alzarlo un po', quindi si andrà a posizionare circa a quest'altezza. Ripeto, si può lasciare tranquillamente libero, non c'è bisogno di stringerla assolutamente, questa tanto fa solo d'appoggio. E mi raccomando, dopo un tot di tempo che il riscaldatore è in funzione, non andate a toccare la parte in ferro, cioè la barra filettata, i buloni, perché bruciano veramente tanto, quindi rischiate di bruciarvi le dita. Toccate, se dovete spostare il riscaldatore, toccate la parte sotto in terra, così non rischiate di farvi male. Questo è quanto ragazzi, questo riscaldatore, ripeto, sul camper in condizioni di media stagione, dove dentro al camper la temperatura può variare dagli 8 ai 10-12 gradi, che comunque non è una temperatura gradevolissima, ma non è neanche troppo bassa, con questo riscaldatore riusciamo tranquillamente ad arrivare a 17-18-19 gradi, e per me risulta tantissimo utile in queste condizioni appunto. Bene, per questo video è tutto ragazzi, mi raccomando, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina per non perdervi i prossimi video. Se il video vi è piaciuto mettete un bel like e lasciatemi un commento, ditemi se avete mai provato una tipologia di riscaldatore di questo tipo appunto a candele, oppure cosa ne pensate di questa tipologia di riscaldatore, se secondo voi può funzionare o se secondo voi no. Ripeto, io l'ho già testato, quindi in condizione di 10-12 gradi all'interno si arriva tranquillamente ai 16-17-18 gradi, quindi 5-6-7 gradi li riesce a alzare solo lui. Figuriamoci se ne avessimo altri due, ad esempio tre riscaldatori così nel camper, ragazzi, secondo me è tanta roba. Comunque vi aspetto al prossimo video e come sempre stay wild, ciao ragazzi.